Oggi è la giornata mondiale dei diritti dei minori e degli adolescenti. Voi avete voluto allestire questa mostra dove con le foto viene raccontato quali sono i diritti. Assolutamente, l'idea nasce dal voler dare voce ai minori, agli adolescenti, alle ragazze che seguiamo al centro, coinvolgendo i ragazzi della parrocchia di San Francesco, della parrocchia di San Paolo, del centro Piccoli Passi e le ragazze del centro Noemi. Era proprio volerle rendere protagoniste di questa giornata, sono loro i protagonisti, i minori. La Convenzione ONU nasce nel 1989 proprio per dar voce ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E quale miglior modo per poter spiegare e raccontare questi diritti partendo da loro, dalla loro esperienza, quindi inscenando un po' per ogni articolo delle situazioni tipo come potete vedere nelle foto e in qualche modo ricordare soprattutto agli adulti quanto è importante questa giornata, perché sì, un minore deve essere consapevole dei suoi diritti, sapere quali sono, ma se non c'è un adulto che si ricorda e che fa in modo che vengano in qualche modo portati avanti, un minore forse da solo non ce la fa a farli rispettare, l'adulto dovrebbe avere questo ruolo fondamentale, per cui è una giornata sì per i minori, ma è di fondamentale importanza per gli adulti. Tenendo conto che i minori oggi sono sempre attenzionati per le varie violenze che subiscono. Assolutamente, quindi la Convenzione ONU parla di tanti tipi di violenza, maltrattamenti, abusi sessuali, violenza di qualunque tipo di genere, insomma, anche rispetto alla guerra, alle armi, all'uso di droghe, di stupefacenti, quindi possono essere vari tipi di violenza. Non è esplicitata una cosa particolare in questo ambito, però è proprio il fatto di dire un minore ha diritto ad andare a scuola, a non dover fare lavori pesanti, a essere libero di esprimere la propria opinione, di essere tenuta in considerazione la sua opinione.